I Gazzetta Awards si sono trasformati in un palcoscenico prestigioso dove Giuseppe Marotta, storico amministratore delegato dei Nerazzurri, ha ricevuto un premio davvero speciale. Il riconoscimento era rivolto a Lautaro Martinez, il giocatore le cui prestazioni eccezionali nel 2023, soprattutto l'incredibile poker contro la Salernitana, hanno catturato l'attenzione e l'ammirazione di tutti gli spettatori del mondo del calcio. Marotta, ritirando il premio a nome di Martinez, ha irradiato orgoglio e gioia, rappresentando non solo la squadra, ma la passione collettiva dei tifosi. Iscriviti al canale e metti mi piace al video per non perdere nessuna novità dell'Inter qui. Con parole piene di entusiasmo Marotta ha espresso gratitudine e riconoscimento per l'impresa di Martinez. È un vero orgoglio vedere un nostro giocatore onorato con questo prestigioso premio. Questo non è solo lo specchio della genialità individuale di Martinez, ma testimonia anche l'unità e la collaborazione tra compagni di squadra, ha affermato Marotta, sottolineando il valore collettivo che ha guidato il successo individuale di Martinez. La stagione speciale vissuta da Martinez, compresa la sua partecipazione al titolo mondiale, è stata descritta come un momento decisivo che lo colloca nell'elite dei grandi calciatori. Marotta, nel fare questi commenti, non solo ha elogiato il talento di Martinez, ma ha anche sottolineato come questo riconoscimento elevi la reputazione dell'Inter. Affrontando il tema del rinnovo contrattuale di Martinez, Marotta ha svelato piani ambiziosi. Non vediamo l'ora di prolungare il suo contratto per altri 5 anni. Ciò che più ci rallegra è il forte senso di appartenenza che Martinez ha per la società, una qualità straordinaria di questi tempi, ha sottolineato Marotta, sottolineando l'importanza di trattenere un giocatore di così talento e impegnato nelle fila dell'Inter. Parlando di squadra in generale, Marotta non ha risparmiato gli elogi. Ha espresso la sua soddisfazione per il gruppo degli attuali giocatori, sottolineando non solo il talento, ma la dedizione e la dedizione totale di ognuno in campo. Questa celebrazione non è solo il riflesso dei successi ottenuti in campo, ma un tributo all'impegno, alla passione e al talento che plasmano non solo un giocatore, ma anche l'identità e l'anima di un club. Come interpreti e vivi questo momento speciale di riconoscimento per Martinez e l'Inter? Cosa rappresenta questo premio per te e per il percorso della squadra? Il tuo punto di vista sul rinnovo contrattuale di Martinez e sull'impatto che potrebbe avere sulle ambizioni dell'Inter nei prossimi anni? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto.